In diretta dalla Fiera dell'Editoria di Milano, nello spazio Book Sprint Edizioni, Tempo di Libri, la Fiera di Milano, siamo qui con una delle sue autrici, a cui do il benvenuto, Michela Muzzati, autrice di Schiava di lui, romanzo erotico. Allora, buongiorno Michela, benvenuta. Come stai? Tutto bene, grazie. Allora, parliamo di questo romanzo, che il cui genere sembrerebbe un po' particolare sì, per i temi trattati. Sì, esatto. E che spesso nel tempo, diciamoci la verità, magari ha anche generato un po' di tabù. Magari letti sotto banco, sotto l'ombrellone, sì, esatto. Magari, che so, la rivista quotidiana davanti, proprio per non destare, diciamo, l'attenzione. Eppure spesso sono i più letti. Come nasce questo romanzo? Perché prima, dietro le quinte, abbiamo parlato di horror. Arriviamoci. Sì. Perché io amo gli horror e la mia intenzione era quella di scrivere un horror e sono partita scrivendo un horror. Arrivata a quasi metà libro mi sono resa conto che non c'era qualcosa che non andava, del tipo tutto ciò che facevo era già scontato e quindi ho voluto fare un po' una sfida a me stessa e ho deciso di fare questo romanzo erotico. Erotico perché? Perché è un genere che non ho mai letto e volevo provare sulla mia pelle che sensazioni poteva dare e quindi ho fatto Schiava di lui e la sensazione è stata bellissima, è nato un libro piacevole da leggere e sicuramente, come dici tu, da leggere sotto banco o magari con davanti una rivista, onde evitare di far vedere al vicino quello che uno sta leggendo. L'importante è leggerlo, sicuramente. Allora, Schiava di lui, partiamo dalla copertina che appunto ci dà l'impressione di una donna burattino. Sì. È la storia di Daphne all'inizio. Sì. Perché questo romanzo, un romanzo erotico, che i cui personaggi, sia Daphne che l'altro protagonista, Giulio, sì, l'uomo di questo libro, subiranno un viaggio, un percorso, un'evoluzione, se così vogliamo metterla. Sì, sarà un'evoluzione per entrambi i personaggi. Lei è una ragazza normale, come tutte, con una vita normalissima, subisce un divorzio che la mette in crisi parecchio, al punto che l'amica le regala un viaggio. Durante il viaggio incontra Giulio è una persona bella, affascinante, un uomo di successo che con un passato molto burrascoso e dal suo passato si accorge che si innamora di lei e le fa una proposta indecente, una proposta che lei accetterà e che soprattutto riscoprirà delle cose che lei non sapeva neanche di avere. Quindi entrambi i personaggi, lei scopre delle cose che non ha e che non sapeva di avere e lui riscopre grazie a lei delle cose del passato che lo fanno stare male e deve uscire da questa situazione. Deve tirarle fuori assolutamente. Quindi se vogliamo metterla sul quotidiano, sì, è la storia di due persone, Daphne che è la protagonista principale, sì, che esce fuori da una storia comune, un divorzio, però sì, con un rapporto vissuto in maniera convenzionale, sotto tutti i punti di vista. Sì, si esatto, ritrova a conoscere, a vivere un uomo che inizialmente magari ha i suoi antipodi. Sì. Però poi scopre, ovviamente attraverso la conoscenza approfondita, ecco, ritorniamo in tutti i sensi, sì, di scoprire una parte di se stessa che pensava non esistesse. Non esistesse, sì, perché lei si riteneva una donna normale. Impeccabile magari. Sì, una donna normalissima, impeccabile. Ecco. Senza magari tante aspettative. Esatto, e invece scopre quel mondo che non solo fa riscoprire qualcosa in lei che non sapeva di avere, ma che le piace. E che le piace, che quindi porta avanti. E che questa è la vera scoperta. Esatto, fondo. Perché Schiava di lui non è lui che la tratta come una schiava, ma alla fine è lei che ha piacere a farsi trattare così, tutto nel rispetto. E ovviamente le cose cambiano in questo senso. Le cose cambiano perché lui, avendo un passato burrascoso, ogni tanto esce questa personalità forte e quindi troppo aggressivo nei suoi confronti, al punto di indurla a finire la storia. Finisce questa storia
che lei subisce una violenza sessuale. Subisce una violenza sessuale, dovete leggere per scoprire ovviamente, da chi. Ovviamente, puntini. E quando lui in quel momento le sta vicino parecchio, da lì rinasce il rapporto, ma ricostruito su basi diverse. Sulla verità. Esatto, e lei a quel punto decide di portarlo a fare una terapia di coppia, perché entrambi scoprono di essere realmente innamorati l'un dell'altro. Magari lo sapevano, ma non volevano lanciarsi nell'amore a tutto tondo. Esatto, lei appunto perché esce da un divorzio che comunque l'ha ferita, e lui per un passato burrascoso, soprattutto nei confronti con la madre, un rapporto molto conflittuale, e questo l'ha portato a vedere le donne come oggetti più che come persone o come esseri umani. Da rispettare, esatto. In maniera diciamo normale, come si dovrebbe, esatto, fare. Quindi un viaggio alla scoperta e alla riscoperta di se stessi, con un percorso anche drammatico. Quindi sì, quando si pensa ad un romanzo erotico, spesso si pensa soltanto al sesso, parliamoci, sì, chiaro. Però spesso dipende anche come viene esposta la storia. Qui abbiamo dei personaggi che subiscono un'evoluzione. Sì, e ovviamente decisamente viene raccontata in maniera erotica parlando dell'amore. Sì, esatto, hai detto la cosa più giusta. È molto erotico perché spiega veramente i giochi sessuali tra di loro. È esplicito? Ma è esplicito, esatto, però dietro ci sono tante sfumature, l'amore, la compassione, tante sfumature che... La violenza. Non è ovviamente data da... Esatto. Dal nostro Giulio. Non dal nostro Giulio, ormai è nostro, ma da un altro... che appunto, come dicevamo prima, dovete leggere per scoprire chi è. Esatto. E quindi non è solo un erotico, quindi solo giochi sessuali, ma ci sono tante sfumature. Quello è lo sfondo, esatto. A chi si rivolge questo romanzo? Chi pensi sia il lettore o la lettrice ideale? Le donne sposate e che ormai hanno un rapporto un po' appassito. Un po' sempliciotto, la donna che ha voglia un po' di, come dire, di trasgredire, esatto, trasgredire. Lì dove poi la trasgressione vista in una coppia non è poi trasgressione, ma è la conoscenza, diciamo, sotto altri punti di vista dell'altra persona, dell'amato. Esatto, così. Esatto, giusto. Perfetto, io ti ringrazio per essere stata con noi, allora invito tutti, perché questo può essere utile anche per gli uomini, certo, soprattutto quelli che dicono no, io non mi innamoro, no, ma la donna, esatto, no, che fanno i faciloni, poi sono i primi che cascano. È vero. Quindi sì, è vero, anche per gli uomini direi che consiglio la lettura di questo libro. Voglio anche sottolineare una cosa, perché è importante. Una terapia di coppia, sì, lì dove la donna può essere vista in un primo momento come la classica croce rossina, sì, diventa una cosa seria ed importante, perché lì dove ci si rende conto che c'è un rapporto, un sentimento da salvaguardare, sì, lo si porta sotto la lente d'ingrandimento di un professionista, di uno psicologo, una psicoterapeuta, e lì c'è, esatto, una crescita che è vera, è reale, ed è un invito che dovrebbero fare molte coppie, esatto, non prendere questa cosa come se fosse una chissà che cosa, ma come un aiuto serio e reale, certo, magari potrebbe salvare tante matrimoni, esatto, tante coppie. Quindi sì, è uno spunto molto originale, da è vero, spesso un romanzo erotico non te lo aspetti nemmeno. Proprio per questo noi invitiamo a leggere Schiava di lui, un romanzo erotico con uno sfondo terribilmente positivamente attuale, quella di Michela Muzzati. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. In bocca al lupo. Grazie.